Ragazzi, sin da subito per questa sfida eccezionale vi invito a provare a spaccare il tasso dei likes. Proviamo ad arrivare intorno ai 2000, mi farebbe davvero, davvero molto piacere. Quindi, se ce la facciamo, mi fareste, come già detto prima, molto contento. Adesso ci troviamo nel video che a mio parere è molto carino. Quindi, allacciatevi, no, basta, allacciatevi le cinture, iniziamo subito. Bella a tutti ragazzi, sono di nuovo e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Sono tornato con una partita abbastanza particolare, in quanto oggi sono qua con quella che ormai viene definita la sfida di Gabbo. Infatti sono qua per portarvi questa partita, che sono 341 kills con il cecchino in 310 secondi. Adesso andiamo a chiarire un po' il tutto. Allora, parto dal presupposto dicendo che per fare questa sfida mi sono ispirato al mio amico Blur, che l'ha fatta anche sul suo canale, e ho detto, beh, voglio vedere quante ne riesco a fare col cecchino, se riesco comunque a superare comunque, basta dire comunque le 300. E per chi non sapesse in cosa consiste questa sfida, ci si mette in postazione contro dei bot a livello soldato, mi raccomando, non recluta, e si gioca con anche con il Purifier, con le Strix, per provare a vedere quante kills si riescono a fare. Allora, prima, come avete sentito, ho detto che le ho fatte in 310 secondi, perché in poche parole ho sbagliato a impostare il timer e è suonato 10 secondi dopo, e quindi diciamo ho guadagnato qualche secondo. Ho finito con 341, probabilmente avrei finito intorno alle 325-330 se non avessi, ecco, appunto, finito in questo modo la partita con l'ultimo colpo fulminante. E poi c'è un altro problema in questa partita, perché non bastano mai le sfighe, no? In poche parole, vedete che non sto giocando, no? Non è in live. Però la partita effettivamente l'ho fatta in live. Però, come vedete, anche la partita è presa dal cinema. Questo perché? Perché in poche parole, dopo aver registrato praticamente tutto il pomeriggio, mi sono accorto che non avevo più spazio sul computer e quindi non mi stava più effettivamente registrando nel video e nell'audio. Quindi li ho persi tutti e due e non ho potuto farvelo appunto avere in live. Anche se devo dire era venuto abbastanza carino, però penso di poter rimediare portandovi un bel commentary in facecam. Allora, il metodo di gioco che ho utilizzato per poter fare bene in questa sfida è stato abbastanza semplice e banale. Il Locus l'ho usato parzialmente tanto perché comunque ho visto altre sfide fatte in questo modo e con le armi si è fatto molto di meno. Io con le armi ho fatto ben un bel po' di kills, penso di averne fatte più o meno un centinaio, perché comunque ne ho fatti davvero tanti di quickscope o comunque di giocate tipo questa, dove praticamente ti metti a mirare in un punto e inizi a spawntrapparli lì. E poi mi sono avvalso del Purifier per poter sfruttare al meglio negli spazi chiusi, e come serie logicamente usavo Missile Hellstorm, Attacco Fulmineo e i Raps, che sono stati davvero molto utili nello svolgimento della partita. Ok ragazzi, adesso basta parlare della partita che comunque la state vedendo. Usavo il Locus, mimetica Tizzone, cioè ho detto basta parlare della partita, la state già vedendo voi, e poi mi metto a parlare della mimetica. Sono un completo fenomeno. Comunque sono contento che vi sia piaciuto lo speciale di ieri. Oggi questo non è uno speciale logicamente, però dovrebbe arrivare teoricamente un altro speciale a breve. Adesso io non vi spoilerò niente perché non è niente di certo, non dipende solamente da me, ma ho contattato una persona per provare a fare uno speciale, di sicuro vi farà piacere. Se tutto andrà in porto penso che potrà venire fuori un bel video, quindi mi raccomando, state pronti che si può davvero fare qualcosa di carino. E nulla ragazzi, queste sono più o meno tutte le cose che avevo da dirvi oggi. Adesso abbiamo 2 minuti per scarseggiare un po'. Sto passando una settimana abbastanza scialla, in quanto le verifiche questa settimana non ce ne sono state. Sì, ce n'è stata una di inglese, però abbastanza facile. E la prossima verifica ce l'avrò martedì prossimo di latino, e poi avremo una settimana di vacanza. Quindi penso davvero che sarà abbastanza gestibile la cosa. Poi volevo chiedervi un'altra cosa, anzi farvi sapere un'altra cosa. Io sarò assente per 4-5 giorni durante le vacanze di Pasqua, in quanto andrò in montagna con i miei amici, quindi vi dovrò programmare i video, quindi magari già adesso fatemi sapere se volete vedere qualcosa di specifico, di particolare, che io potrei appunto tirarvi fuori, farvi vedere, perché magari logicamente dovendoli programmare, facendoli già tutti insieme, io non posso sapere nei commenti cosa voi volete vedere per il giorno dopo. Semplicemente, se me lo dite già subito, posso prepararne un po', così possiamo appunto uscirne nel migliore dei modi. Poi, dicevo sempre, questa partita è durata, come già detto prima, lo ripeto perché so già che poi arriverà il rombiballe di turno, qualche secondo in più. Però infatti anche nel titolo non ho messo 341 in 300 secondi, bensì ho messo 341 in 310 secondi, perché non mi sembrava corretto nei vostri confronti farvi questo imbroglio. Perché molto semplicemente è stata una svista, solo che la partita era uscita bene, perché comunque a parte qualche piccola stronzata fatta in qualche frangente di partita, me la sono gestita relativamente bene, giocando sempre al meglio le mie carte. Quindi devo dire che mi sarebbe sembrato stupido riprovare tutto da capo, in quanto era venuto abbastanza carino. Anche da vedere non è stato affatto male come partita. Quindi,
Ma accontentate di questo, ecco. E lo so che è un po' passata di moda in quanto era settimana scorsa, 2 settimane fa, dove questa cosa tirava, ecco. Però ho detto, beh, ci voglio provare di nuovo. È venuta questa partita, perché non portarvela? Mi sembrava carina e quindi niente, questo è, ragazzi. Il video adesso sta più o meno giungendo al termine. Come vedete mancano 15 secondi ai 5 minuti in quanto le postazioni ogni minuto cambiano e ne erano passate appunto 5, quindi 5 minuti erano passati, tipo adesso sono passati i 5 minuti, come vedete sto tirando l'ultimo colpo fulminante perché sono passati e poi ho tirato un Hellstorm che comunque mi ha fatto solo 3-4 kills, quindi in tutto più o meno con quei 10 secondi di troppo ci ho preso una cosa come 5 alle 10 kills, ecco. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, se ancora non lo siete iscrivetevi al mio canale che mi fa sempre molto piacere, mi raccomando passate dai links in descrizione, noi ci troviamo domani con un nuovo video, per oggi da Merino è tutto e bella!